sera una puntata di ABS Motori spettacolare potrei dire di essere da solo e invece no e invece Sono qua no con Francesca Agnati che subito vuole intervenire ma perché Francesca? <ride> perché, Buonasera come diremo vedranno i nostri telespettatori allargando l'immagine lo studio è diverso, sì. giusto? è vero, è cambiato perché, come potete vedere, abbiamo qui al nostro fianco una bellissima libreria. A che cosa serve questa libreria? Come vedete, serve per ehm, Metterci inserire... Libri. Li, come Metterci <ride> libri? Il, il giornale meccanico, anche ah, le nostre riviste, ma anche i vostri prodotti. Perché? Perché l'idea e l'obiettivo è quello di darvi massima visibilità. Ricordiamo, chiaramente, che il vostro prodotto può essere qui a fianco a noi, che le nostre puntate, oltre ad andare in onda su Canale Italia, hanno anche... Sì. Eh, decine di migliaia di visualizzazioni che potete vedere con i vostri occhi eh, sui eh, nostri canali social, quindi sul nostro canale di YouTube ma anche su absmotori.com. Assolutamente sì, e proprio in questa serata dobbiamo ringraziare chi ci ha eh, fornito i primi prodotti, giusto? Sì. Bardal, in Bardal, prima di tutto, che ci, fa, ci terrà compagnia per un mesetto, sì. giusto? Sì. Ma poi, se vedete qua alla mia destra, ci sono alcuni fornitori di riferimento, in ordine diciamo così di apparizione maroil con il prodotto che avevamo presentato qualche tempo fa dell'accordo Benelli Maroil Bardal Unigom SNR Ilpa eh, Noco con tutta una serie di prodotti che poi andremo a svelare nelle prossime settimane, il prodotto ancora Ilpa è in basso, ma non per ultimo Osram con una serie di prodotti veramente interessanti. Diciamo che questa è un po' la vetrina, giusto? Sì, sì. La vetrina di ABS Motori che anticiperà nelle prossime puntate sempre il TG News che adesso lanciamo. Esatto, quindi adesso è proprio il momento di sapere tutte le novità dal mondo aftermarket automotive con la nostra Martina Stelluti. Buonasera a tutti, nuova puntata del TG News. Binotto riparte da Texa. Mattia Binotto, ex team principal Ferrari, entra in Texa. Coordinerà progettazione, produzione e fornitura di componenti legati all'elettrificazione di vetture sportive ad alte prestazioni presso l'azienda di Treviso. Tanti auguri Ilpa. Quattro decenni di innovazioni, dedizioni e impegno hanno reso l'azienda Ilpa un pilastro nel settore della produzione di prodotti chimici per la pietra, la carrozzeria e la nautica. Oggi il pad adesivi può guardare con orgoglio al suo passato, ma soprattutto al futuro che continua ad abbracciare con entusiasmo e determinazione. Fiat continua la crescita. Nel 2023 Fiat ha aumentato il suo volume di vendite globali del 12%, registrando un totale di 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo e confermandosi il primo marchio di Stellantis in termini di volume di vendite. Riparazioni veloci e sostenibili. Aumenta la produttività in carrozzeria riducendo al contempo i costi energetici grazie all'applicazione in un'unica fase e all'essicazione rapida del fondo Autosurfacer Optima. È un prodotto versatile e adatto a diverse tipologie di riparazione. Combina applicazioni carteggiabili e bagnato su bagnato. Concorso Ready for the Future: Fino al 30 maggio gli studenti degli istituti aderenti al programma GMEDU potranno partecipare al concorso Ready for the Future, organizzato da Clarios Italia Varta. Grazie per l'attenzione, alla prossima settimana! Grazie Martina, saluti per queste notizie fresche dal nostro mercato. Adesso, Giuseppe, siamo stati a Riccione e a Misano per la, a anche tu per la settima convention di Ride Up Bergamaschi. Quindi, due giornate in cui nella prima giornata abbiamo assistito a questa gara tra le officine Ride Up sui go-kart, bellissimo. Sì. Nella seconda giornata, invece, c'è stata la convention e poi si sono spostati tutti al Misano World Circuit per un po' di networking. Che è la cosa fondamentale di questi eventi, giusto? Esatto. Esatto, esatto, quindi vediamo com'è andato l'evento con questo servizio, ma ascoltiamo anche le parole di Bruno Bergamaschi. La rete ride Up di Bergamaschi Sta avendo numerosi successi ed è per questo che anche quest'anno ha riunito le officine in un weekend di divertimento e convention. Nella splendida cornice di Riccione Misano, le 120 officine presenti hanno passato due giorni diversi dal solito, in cui hanno potuto sfidarsi in una gara di carte e assistere alla convention presentata da Giuseppe Polari e Francesca Agnati. La convention ha visto gli interventi di Domenico Mainoli, direttore generale Bergamaschi, Bruno Bergamaschi, amministratore delegato, Gipa Italia e i dati sul mercato due ruote con Romain Goujon. Vittorio Ionesti, che ha parlato di formazione e di officina efficiente, Nello Vinci di Nexteria, che ha raccontato l'azienda e le sfide nel mondo della formazione nelle due ruote, Francesco Simini e Paolo Pozzi di WeFox Italia, che hanno raccontato la partnership con RideUp Up e Jacopo Naso, di Mondo Moto, negozio di moto occasione specializzato in vendita di moto e scooter usati e recondizionati. Ma la mattinata ha visto anche la presenza del pilota special guest, Mattia Pasini, che si è esposto raccontando alla platea aneddoti legati alla sua carriera e alla formula, per essere sempre preparati. La seconda parte della convention ha visto la presenza di Walter Vergani, due ruote professional, che ha parlato di qualificazione del network, e Filippo Zaffini di Idearia, che ha raccontato il potere del web marketing al giorno d'oggi. Gianmaria Coare di Castrol, dopo una piccola introduzione sulle novità che porta l'azienda sul mercato, ha presentato il secondo special guest, Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, che ci ha raccontato la sua esperienza nel mondo 4 e 2 ruote, gli obiettivi del team e qualche aneddoto sulla moto rsgp 24 Ma non è finita qui. La convention ha visto anche le premiazioni per la gara sui kart. Al terzo posto, Baraldi Moto. Al secondo, William Moto e il vincitore nonché più veloce della pista, Pianeta Moto. Il best team è stato il team Arena e il più lento della pista ha vinto anche lui un premio, che si è aggiudicata l'Officina Lallario. All Siete arrivati alla settima convention di Ride Up, che cosa ci puoi dire a riguardo? Ma devo dire che la soddisfazione è che ogni convention migliora quella precedente, quindi c'è sempre più interesse, e quindi vuol dire che quello che abbiamo fatto in 105 anni e negli ultimi 7 anni ci sta dando degli ottimi risultati. Quali sono secondo te i valori della Bergamaschi? Ma I valori della Bergamaschi, quello principale che ha sempre avuto anche mio padre, è quello della serietà, cioè di essere sempre persone di parola e di cercare di dare il servizio e di portare i concetti di un'azienda di famiglia sul mercato del ricambio delle due ruote. Un evento Francesca che ci ha coinvolto totalmente con la rivista di Giamoto, uh -huh. ma soprattutto ha coinvolto i protagonisti che adesso ascoltiamo con gli sponsor. Diciamo così, un evento veramente interessante. Ascoltatevi. Allora Domenico, settima convention ride up, questo significa che le cose stanno andando bene per le vostre officine. Quali, tra l'altro 120 officine presenti in questa convention, quali sono le novità di quest'anno? Beh, prima di tutto eh, abbiamo presentato oggi in anteprima un nuovo contratto di affiliazione che abbiamo realizzato in collaborazione insieme ad Adira proprio per raccogliere la summa della loro esperienza in progetti analoghi e siamo molto felici del risultato ottenuto. Poi abbiamo presentato un nuovo pacchetto di servizi e anche i fornitori partner che ci sono alle spalle sostanzialmente, che ovviamente sono tutti finalizzati a far crescere ulteriormente il livello professionale dell'officina sia in ambito formativo che in ambito di dotazioni sia tecniche che comunque strumentali per l'attività d'officina, ballamenti gestionali e preventivatori e poi soprattutto, perché una novità molto apprezzata, sono state tutte le nuove iniziative in ambito digitale e in ambito di web marketing. Per quest'anno noi abbiamo l'obiettivo di chiudere intorno alle 200 officine per poi perfezionare il progetto l'anno prossimo a 300 unità, quindi riteniamo questo numero congruo per presidiare in maniera adeguata tutta la penisola. Assolutamente un feedback positivo, 100%, tutto molto divertente, organizzato benissimo ed è un'occasione sia per noi aziende che per i clienti di incontrarsi, di condividere esperienze, di passare anche dei momenti divertenti insieme, oltre che un'occasione importante di formazione e informazione per tutti. È un rapporto assolutamente positivo, di grande collaborazione anche a livello umano e personale, di cui siamo estremamente contenti non solo noi in Italia ma anche a livello europeo, anche perché Bergamaschi è il nostro distributore specializzato per l'Italia del prodotto Moto. Secondo me è andato benissimo, come da tradizione mi verrebbe c'è cioè, da dire, perché noi abbiamo partecipato a tutti gli eventi che Bergamaschi fa di questo tipo e anche quest'anno c'è stato moltissimo interesse. Meccanici molto coinvolti, un evento organizzato bene ormai diciamo sono condannati a non sbagliare. Ci dici qualcosa anche sul vostro rapporto con Bergamaschi? Beh, il nostro rapporto con Bergamaschi inizia otto anni fa, eh, se non vado errato. Le convention le abbiamo fatte tutte. E per noi Bergamaschi è un player molto strategico, perché insomma in ambito moto rappresenta un player di tutto rispetto a livello nazionale. E è un rapporto che, che è andato sempre in crescendo e con loro abbiamo fatto anche delle attività sp specifiche legate anche al prodotto, promozioni e quant'altro. Insomma, quindi un prodotto che va sicuramente continuato ed esteso se possibile ancora di più. Insomma, ci dobbiamo inventare qualcosa sempre. Ha ah, sicuramente molto bene, ho visto un grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti e sicuramente è un'ottima occasione per poter prendere contatto con i nostri clienti diretti e poter capire quali sono le loro esigenze e anche instaurare nuovi rapporti, nuovi, nuove collaborazioni. Ci dici qualcosa anche sul vostro rapporto con Bergamaschi? Ma il nostro rapporto con Bergamaschi è ormai è un rapporto storico perché sono decenni che lavoriamo con loro, consolidato e ogni anno cerchiamo un po' di aggiungere qualcosa alla collaborazione per poter sviluppare sempre meglio quelle che sono le sinergie che ha bisogno il mercato. Bene Giuseppe, rimaniamo in tema delle due ruote Tra l'altro vedo che stai maneggiando qualcosa Mi sto qualcosa. divertendo proprio a vedere Quello che devi, definitivamente potremmo definire Scusate il gioco di parole Uno stabilizzatore o un caricabatteria In questo ah, caso okay. Per l'auto, per eh, il tuo telefonino Che so che sei sempre al telefono All Ma sempre. soprattutto Noco Booster Plus Offre tantissimi prodotti Adesso questo è quello che ho in mano, Uno dei tanti Però direi che nelle prossime puntate Descriveremo tecnicamente il prodotto Capito? Bene, in modo tale andremo... che non utilizzerai solo per il tuo telefonino <ride> ma magari anche per, per l'auto quando, esatto, esatto, quando si scarica la, vettura, la batteria della tua vettura <ride> ecco allora Giuseppe rimaniamo sempre nel tema delle moto perché adesso andiamo a Cesano Maderno e siamo andati in questa realtà moto argento in questo breve servizio ce la presenta Elvio e poi un servizio tecnico Elvi, allora siamo in questa fantastica location, ci racconti un pochino la storia di Moto Argento. Moto Argento nasce nel 1997 e comincia con la preparazione delle moto da gara, da lì si è evoluto, siamo cresciuti, ci siamo espansi e siamo arrivati in questa sede qui, prima non eravamo qui ma eravamo dall'altra parte della strada uh -huh. e siamo arrivati ad avere 2.000 metri 2 di esposizione, oltre 350 moto. Che vanno in continua crescita, però allo stesso tempo riusciamo anche a venderle perché ci piace farlo e dare disponibilità di passione per tutti. Qual è, secondo te, il vostro punto di forza? Il nostro punto di forza è quello che si è andato a creare nel tempo. All'inizio facevamo un po' di tutto, dalle preparazioni sì, delle moto da corsa, ma poi facevamo anche la parte meccanica legata magari agli scooter o ad altre moto da tutti i giorni, oggi abbiamo capito che la nostra passione è anche il nostro focus e rimane quello delle hypermoto, queste è come le definiamo noi sono moto supersportive carenate o nude e crediamo che questa specializzazione dia i suoi frutti, soprattutto per i, i veri appassionati. Quindi oggi siamo qui per qualcosa in particolare. Che cosa sì. vediamo oggi? Allora, adesso quello che vedete, non ve lo faccio vedere okay. io, ma vi porterò nelle mani di uno dei nostri meccanici esperti che vi farà e vi mostrerà tutta la parte tecnica che a voi interessa. Ok, andiamo. Parliamo. Ho visto Francesca un, una, una struttura veramente molto bella sì. e organizzata, giusto? Sì, è vero. Ma dove siamo? No, vicino a Milano, giusto? Sì, siamo, no, in realtà nella mia patria. Siamo in Brianza. Eh, in Brianza, a vicino Cisano a Milano. Non, sì. non parliamo di sì, Roma. No, parliamo 30 minuti quando c'è coda, anche un'oretta. 30 anch minuti quando coda, Però sì, di quando c'è coda. sì, Assolutamente, <ride> ma adesso a proposito di coda, cosa facciamo? Mandiamo la, la pubblicità. Was the battery? We we'll put you a new one in. Is it GSUASA? That's all we ever used. To be honest. UASA, GSUASA. Is it GSUASA? Yeah. In there. The battery is. Yeah. Yeah. In there as well. Yeah. Oh, that one. Yeah. That one too. Yeah. So I need a GSUASA battery. To be an astronaut. Mm-hmm. And mummy and daddy need one just to pop to the shops. <laughs> <laughs> Nella seconda parte di ABS motori. Allora, ehm, fino ad ora abbiamo parlato. Di sì, adesso dopo... in pubblicità stavamo ridendo e quindi dopo mi è rimasto il sorriso. E dopo la, la carica sì. di energia che ti ha dato esatto. lo stabilizzatore, il caricabatterie esatto. Bene, eh, rimaniamo sempre sì. a Moto Argento, sì. a Cesano Maderno sì. Perché con Kevin abbiamo registrato questo servizio tecnico. Oh, sì. Stiamo parlando di un motore di una moto Norton. In questo caso. In inglese. Sì, in in questo caso lui ha, ci ha aperto il motore, ci ha raccontato qualcosa di veramente sì, veramente particolare. Ero curioso, particolare. E, peccato che non c'ero anch'io perché gli avrei chiesto un po' l'alesaggio, sai, tutte queste eh, cose, tecniche. Gli ho cose tecniche. Eh, queste cose tecniche, guardiamolo, ascoltiamo. Allora Kevin, ci racconti un po' la motorizzazione che abbiamo davanti? Eh? Sì, questo qua è un, uh, un v 4 SS del 2018 e un 1100 uh, frizione a bagno d'olio. Abbiamo vabbè, gli alberi a cam di scarico ed aspirazione delle due bancate, eh, tutti trattati, quindi con un trattamento superficiale per aumentare scorrevolezza, eccetera. Abbiamo anche gli ingranaggi trattati, l'albero ho deciso di non trattarlo, ho solo deciso di trattare gli ingranaggi per non andare a intaccare il, il trattamento originale di indurimento, trattamento degli spinotti, trattamento delle bielle. Quindi sia che è molto importante dove va all'interno dello spinotto la benzina che è la cosa, una delle cose più importanti, e il sotto della bronzina abbiamo un kit di, di frizione antisaltellamento a secco. Quindi passiamo dal ehm, frizione a bagno d'olio a frizione a secco forchette non le abbiamo andate a trattare perché è un altro tipo di, di trattamento questo. È al CLT e al carbonio quindi ha un altro colore, e, e poi abbiamo fatto una lavorazione sulle teste e di flussaggio teste con inclinazione, valvole, eccetera, leggermente differenti e tutto viene finito, diciamo, dalla modifica dei, dei collettori di scarico. In questo caso si andranno ad aggiungere altre due sonde lambda inclinate eh, vicino al collettore di scarico per vedere la carburazione e quattro sonde di temperature quindi quattro termocoppie, per andare a vedere quanto possiamo andare a spingere sull'anticipo ovviamente noi stiamo utilizzando eh, componenti originale vabbè da moto argento sempre in brianza ecco. adesso dove andiamo francesca in questa nuova rubrica che stiamo lanciando sì. e che si Occupa di che cosa? Allora, questa nuova rubrica che si chiama I consigli di dove approfondiremo alcuni temi con i protagonisti del settore. In questo caso siamo, giustamente, come hai detto tu, sempre a Monza e Brianza, a Monza, da Burani Moto e siamo andati appunto da Luca Burani. Cosa gli abbiamo chiesto? Dato che adesso si avvicina la primavera, insomma, non mancano tantissimi giorni, Stiamo ovviamente c'è eh. chi ha lasciato ehm, il proprio mezzo, la propria moto, magari in garage no? per sì. il periodo invernale. Quindi, quali sono gli accorgimenti che deve prendere il motociclista? prima di mettere la moto in strada. vuol dire che il vero motociclista la moto lo usa sempre. Sì è vero anche questo. In qualsiasi condizione. È vero anche Ovviamente questo. Ovviamente in sicurezza. Esatto poi è importante revisioni tagliandi e tutto quindi vediamo i consigli di Luca Vurani. Le procedure possono essere varie, eh, tutto sta a, a quanto la moto è stata ferma in inverno. Comunque neanche farlo apposta, abbiamo qui sul ponte eh, una moto dove è stata ferma parecchi mesi d'inverno e adesso gli stiamo facendo alcune procedure di controllo e sostituzioni. Come vi dicevo prima, questa è una moto che è in lavorazione, eh, arriva da quattro mesi di stop per il periodo invernale e ehm, il cliente vabbè, quindi approfitta anche per fare altre lavorazioni altre sostituzioni che non necessariamente vanno fatte nel rimessaggio invernale perché se un rimessaggio invernale è di poca durata insomma proprio il periodo invernale e le operazioni comunque da fare non sono tante quindi una volta controllato l'usura dei pneumatici eh, la pressione delle gomme, i livelli lo stato della catena e magari la giusta tensione e lubrificazione uno spurgo ai freni la moto può tranquillamente eh, riuscire a affrontare la stagione questa moto qua invece visto che era quasi anche a chilometraggio ne approfittiamo per sostituire l'olio motore la catena verrà eh, pulita ovviamente perché comunque eh, si è accumulato tutto lo sporco della stagione. Eh, le gomme come possiamo vedere eh, sono ancora in buone condizioni quindi le terremo, faremo solo la giusta pressione e poi andremo a pulire il filtro dell'aria, a sostituire le candele perché ci sono sembrate eh, non tanto idonee. E una sostituzione anche dell'olio dei freni che è molto importante e spurgare ovviamente l'impianto dei freni, sia davanti che di dietro. Una verifica dell'usura delle pastiglie del freno, dei dischi e un serraggio per finire magari della bulloneria principale, come le pedane, le carene, un controllo luci. La moto poi, ovviamente, dopo ogni operazione eh, viene collaudata eh, in strada eh, per garantire al cliente insomma eh, l'affidabilità al 100% e viene consegnata. Quindi, dalla rubrica I consigli di, in questo caso Luca Burani, che cosa abbiamo imparato? Come prima cosa, io consiglio sempre al, al proprietario, al motociclista, di affidarsi a un'officina specializzata. Eh, dove possa garantire insomma eh, le procedure dei tagliandi ad hoc, seconda cosa. Eh che è difficile da far capire tante volte al proprietario o al motociclista appassionato, è quello di evitare magari di farsi i lavori eh, da sé nel proprio box perché magari eh, non ha le giuste competenze e magari qualche lavoro potrebbe non essere fatto in maniera giusta e quindi poi eh, avere dei problemi in strada, alle volte magari anche seri. Come terza cosa ricordiamo sempre e consigliamo sempre al motociclista a chi sale sulla moto comunque che eh, sulle due ruote non si scherza e quindi di rispettare sempre il codice della strada e di allacciarsi sempre il casco, le bici accese e se si vuole sfogare le, le, diciamo ci sono eh, gli ambienti giusti come gli autodromi o i circuiti sportivi. Interessante il servizio e i consigli di Luca Borani, ma la rubrica l'hai seguita te? Eh? Certo, è Come nuova sempre. e continuerà e ne, ve, ne vedremo delle belle. Sono veramente contento anche perché da motociclista eh, ovviamente i consigli sono sempre utili. Certo, ci saranno anche consigli sulle quattro ruote. Eh? Non solo. Eh. Ma adesso non spoileriamo troppo. Eh. E invece, adesso parlando di formazione, come sai? Vabbè, noi siamo affezionati perché comunque col programma GM cosa facciamo? Avviciniamo la scuola al mondo del lavoro. Fantastico. E così anche i salesiani, che sono molto più esperti, molto più bravi di noi, noi cerchiamo di avvicinarci a loro. Cosa c'è stato un evento interessante dove si parla ovviamente di innovazione di tecnologia? E proprio l'evento si chiama Esposizione dei Capolavori, giusto? Sì, sì. E siamo stati nel loro istituto a Milano, nell'Istituto Santa per a vedere un po' di novità. Ascoltiamo il servizio. Il 29 febbraio 2024 a Milano presso l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio si è svolto l'evento lancio dell'Esposizione Nazionale dei Capolavori, edizione 2024, iniziativa che la sede nazionale del CNOSFAP, Centro Nazionale Opere Salesiane, Formazione e Aggiornamento Professionale, promuove dal 2008. La mattinata ha visto la partecipazione di grandi imprese e aziende nazionali e internazionali, stakeholders di grandi centri di formazione professionale salesiani del CNOSFAP, che collaborano per il raggiungimento degli obiettivi formativi dei giovani attraverso l'innovazione tecnologica e il know-how dei propri professionisti. L'esposizione di capolavori è l'ambiente per eccellenza dove le aziende entrano in gioco da leader, protagoniste nel misurare il livello di preparazione professionale degli allievi e si tratta di un evento in cui si rafforza e consolida la sinergia tra il mondo del lavoro e il centro di formazione professionale. È una grande opportunità formativa che persegue la promozione della qualità dell'istruzione e formazione professionale, fornendo ai giovani le possibilità di un confronto con l'esterno sul valore di quanto realizzato, sollecitando i centri di formazione professionale ad uno scambio qualificante per saggiare le loro capacità, coinvolgendo le aziende nell'opera di validazione del loro lavoro formativo svolto. Ecco, vi abbiamo mostrato un po' com'è andata questa mattinata dedicata quindi alla formazione, ma adesso ovviamente le nostre interviste. Qual è l'importanza della formazione professionale? La formazione professionale oggi è quello strumento che ci permette di ingaggiare i giovani, di prepararli e dargli tutte le competenze necessarie per affrontare l'evoluzione rapida e costante del mondo del lavoro. Le competenze permetteranno ai nostri ragazzi di continuare a rappresentare un valore e una leva per le nostre aziende, per continuare ad essere competitive ed eccellenza proprio nel mercato del lavoro, non solo a livello nazionale, qui nel nostro paese Italia, ma andando anche oltre i confini della nostra nazione. Non smetterò mai di dire che loro devono prendere al volo tutte le opportunità che si troveranno davanti che non devono assolutamente aver paura in primis di scegliere e quindi di non lasciare mai scegliere agli altri. Piuttosto si sceglie, si sbaglia, si ricomincia perché dai nostri errori impariamo. È così che diventiamo forzi, forti, e così che eh, abbiamo la motivazione, abbiamo la determinazione e arrivano poi le gratificazioni. Quindi buttatevi e continuate a scegliere voi e non fate scegliere agli altri. Le chiedo qual è l'importanza del capolavoro per i salesiani e quindi dell'evento di oggi? Ah, L'importanza è molto semplice, rappresenta in un evento evidentemente eh, una decisione, una scelta che sta alla base del nostro progetto educativo e cioè che è quella di ritenere che i ragazzi prima di tutto, come, proprio, come primo colpo d'occhio che noi vogliamo avere su di loro, non un problema da gestire, un, una situazione difficile da cui venire fuori, ma una risorsa. La storia dei capolavori, dell'esposizione dei capolavori è una storia ormai di 15 anni che noi possiamo fare solo perché le aziende ci danno una mano e contribuiscono in maniera proprio diretta nella costruzione dei diversi, eh, delle diverse esposizioni. La formazione na professionale nasce proprio nella condivisione della responsabilità educativa e formativa di formatori e aziende nei confronti dei ragazzi. Quello che noi constatiamo è che c'è il desiderio da parte delle aziende di partecipare attivamente e non semplicemente di subire questa cosa. Quindi se devo dire un grosso grazie perché senza di loro la nostra formazione non avrebbe quel valore e quella qualità che oggi noi possiamo offrire come opportunità ai nostri ragazzi. All'evento vi sembra sia andato molto bene, gli indicatori sono due, intanto la, la qualità dei relatori presenti ma soprattutto la grande partecipazione delle, delle imprese. Eh, erano presenti ben oltre 90 aziende nazionali e multinazionali. Cosa significa per voi oggi essere qui? Come è nato l'evento? È sancire il fatto che i mondi si devono parlare, quindi il mondo della formazione e il mondo del lavoro devono avere una prospettiva e una traiettoria comune, quindi più ci si incontra, più ci si eh, confronta e si trovano delle soluzioni prodome a una buona occupabilità dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole, partendo da un fattore fondamentale, le giuste competenze per poter entrare nel mondo del lavoro. Cosa può dirci invece della nuova riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal Ministro Valdara? Il 4 più 2 può essere veramente un incentivo oppure uno svantaggio? È un grande incentivo ad accorciare quella catena di ingresso nel mondo del lavoro perché si fanno 4 anni di superiore però legati a 2 anni di TS obbligatori. Vuol dire che a 20 anni un ragazzo o una ragazza sono altamente qualificati con delle competenze che diversamente non troverebbero. Siamo quasi alla fine della puntata, però abbiamo il tempo Francesca, come sai, di raccontare una delle attività che stiamo facendo da poco tempo, però che ci appassiona soprattutto perché mette... Eh, a confronto i vari interpreti dei nostri settori, che sia carrozzeria, officina, assicurazione, flotta, automotive, insomma di che cosa stiamo parlando? Penso del golf. Assolutamente sì. E direi in pompa magna noi il 4 di giugno 2024, quest'anno tra pochi mesi, cosa faremo? Faremo il secondo Automotive Open Golf. Il primo c'è già stato, è stato un successo. Con la differenza, tra l'altro, che Giuseppe quest'anno è tutto nostro il campo. Assolutamente. Che è una bella, una bella occasione, una no? Una bella occasione perché ci possiamo divertire non solo a fare le capriole, non ditelo esatto. ovviamente i proprietari del golf club, ma proprio per imparare a, a giocare, giocare a golf. Perché tu non le fai le capriole? <ride> no, <ride> eh. no, perché poi la cosa importante, la cosa bella. bella è che eh, chiaramente eh, non è che sono invitati solo i professionisti e no. quelli che eh, giocano a golf da 10, 20, 30 anni o anche da due anni. No, quindi sono invitati tutti. Perché anche i neofiti potranno eh, fare questa golf experience, che tra l'altro è bellissima perché è super sì. divertente, e quindi networking per tutti. Assolutamente. Dove ricevere le informazioni? Ovviamente sui nostri siti esatto giusto? anche eventichio sg.com sì, se andando. avete qualche domanda e sì, il golf è il golf Brianza facilmente raggiungibile a usmate Diciamo, dalle, zone. dalle tue parti. Quindi, se volete vedere Francesca, <ride> esatto. andate da quelle parti, poi venite da noi a giocare a golf. Eh? Esatto. Va bene Giuseppe, è l'ora di salutare i nostri telespettatori. Ricordiamo sempre le nostre riviste, potete vederle qui, qui sotto. sotto. Sì. Quindi grazie per essere stati con noi. Ritorniamo chiaramente mercoledì prossimo. Mi dica. Assolutamente, <ride> ma noi dobbiamo ricordare la vetrinetta perché comunque ah, è, è vero, fondamentale. È diciamo, è la prima puntata dove allarghiamo ai nostri sponsor sì. che fortunatamente ci supportano, perché ricordiamo che parliamo di un settore un po' particolare, devo dire che con ottimi risultati, eh? sì, è vero. ma un settore che ha bisogno di informazione e ha bisogno ovviamente di eh, sottolineare quanto è importante, così come i costruttori, anche l'aftermarket ha un ruolo specifico nella riparazione dei nostri mezzi. giusto? Esatto, Siamo gli unici tra l'altro a farlo in questo modo eh, riguardante il settore aftermarket, quindi sì. mi raccomando seguiteci, state con noi, Abias Motori ritorna mercoledì prossimo, sempre alle 20.30, grazie mille per essere stati con me Giuseppe Polari, ovviamente grazie. Giuseppe. Grazie Francesca. Buona, Buona serata.